guardi, c'è grande soddisfazione da parte mia, doppia, perché 4 anni fa, quando immaginai di realizzare questo logo, denominando anche Smile Arena, insomma, ricordo i sorrisini, ricordo le polemiche, come al solito. Oggi posso dire di aver avuto una grande intuizione, anche una grande caparbietà e determinazione, per cui possiamo ospitare uno spettacolo straordinario con un pubblico eccezionale, pubblico delle grandi occasioni che non si vedeva da anni in città, e devo dire c'è grande ordine, grande compattezza tra la gente, anche grande compostezza, quindi per ora una grandissima serata. Siamo candidati per essere un po' riferimento in Campania, per la verità abbiamo anche conquistato una ribalta nazionale, tra l'altro lo ribadisco, la nostra estate è un'estate per tutti, soprattutto per chi non può permettersi di andare al mare, per chi non può permettersi di spendere 50 euro per un concerto, è una scelta politica convinta da parte di questa amministrazione, perché il nostro motto è la tua felicità non ha prezzo. E noi su queste basi stiamo costruendo una grande Avellino, prima per gli avellinesi ovviamente, ma che poi possa essere anche attrattiva per i campani e direi per gli italiani. Allora, c'era stata grande organizzazione fino adesso, c'è stata anche una nota da parte della questura, poi erano circolati alcuni messaggi, si era parlato addirittura di un boicottaccio, crede che sia stato questo, era solo un brutto scherzo? Ma guardi, onestamente stamattina ho letto un po' di fake. Hanno provato in tutti i modi anche a cercare di minare questo ambiente perfetto, per fortuna non ci sono riusciti, posso dire tutto sta funzionando, il servizio d'ordine, anzi voglio ringraziare, con l'occasione per ringraziare il prefetto, il questore, i comandanti della Guardia di Finanza e dei Carabinieri, anche il comandante dell'esercito per il Ledwall, insomma grande collaborazione tra le istituzioni per una grande serata e per una grande felicità.